là c'è il Vinitaly, ma c'è un bel reparto anche dell'olio, perché la Calabria è anche questa. Sì, la Calabria è anche olio straordinario, ma soprattutto se vi fate un giro per gli stand vedete che molte di queste aziende hanno dei giovani che le guidano, delle donne che guidano queste aziende. A volte si tratta di aziende che hanno generazioni che si tramandano i frantoi e l'azienda stessa, e i giovani, quindi i figli, i nipoti, hanno innovato le aziende dei padri e dei nonni. Sono molto orgoglioso di questo, perché significa che c'è una Calabria che cresce. La regione ha un occhio di riguardo su tutto e soprattutto sull'olio. Sì, l'olio è un altro prodotto di eccellenza che dobbiamo far conoscere meglio al resto del paese. Ma io sono convinto che con imprese così innovative come quelle della Calabria riusciremo a farlo. Oggi vogliamo lanciare qui a Verona questo messaggio di un olio di qualità, di un olio importante per la salute dell'uomo, di un olio che per tutti gli italiani deve essere di uso quotidiano. Non per niente l'olio di Calabria è il principe della dieta mediterranea, dieta mediterranea che nasce in Calabria. Quindi a quello che oggi noi proponiamo, diciamo ed esaltiamo, parte sempre comunque dal nostro territorio, da un territorio bello, da un territorio che esprime tantissimo per quella che è l'agricoltura, un territorio che stiamo facendo conoscere all'esterno con le sue produzioni di eccellenza. Di questo ringrazio sia il presidente Occhiuto che il nostro assessore Gallo per tutto quello che stanno facendo affinché i prodotti della Calabria vengano riconosciuti per la qualità che esprimono, perché abbiamo una miniera a cielo aperto.